Grazie a lei, padre Denis. Sono anch'io molto contento di poter parlare di Teresa di Gesù Bambino, perché farei mie le parole di quest'autore, al quale è stato citato da padre Ukas. Per me è buono che Teresa ci sia, è bello che Teresa ci sia. Io voglio che Teresa di Gesù Bambino ci sia. Vorrei cominciare con tre citazioni, due che sono quasi obbligate in un giorno come oggi, e sono citazioni di Elisabetta della Trinità, Santa Elisabetta della Trinità, la cui festa celebriamo oggi. La raccomando, dice a un'amica Elisabetta, a tutti i nostri santi e in modo particolarissimo alla nostra Santa Madre Teresa e a Suor Teresa del Bambino Gesù. Due settimane fa abbiamo sentito come il Beato Maria Eugenio faceva dottore della Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino abbastanza prima che fosse dichiarata tale da Giovanni Paolo II. Oggi sentiamo come Santa Elisabetta ha canonizzato Santa Teresa di Gesù Bambino abbastanza prima della sua canonizzazione ufficiale. Sì, parla di Teresa di Gesù Bambino allora, mia piccola germana, sua amica, viviamo d'amore. Siamo semplici come lei, sempre nel più completo abbandono, immolandoci in momento nel fare la volontà di Dio senza ricercare cose straordinarie. Ancora in un'altra lettera, la stessa amica, è così bello essere bambini del buon Dio, lasciarsi portare da Lui, riposare nel suo amore. Chiediamo questa grazia di semplicità e di abbandono a Suor Teresa del Bambino Gesù. Il noviziato si prepara alla sua festa del 30 mediante una novena. Sono due lettere scritte nell'anno 1903. Le monache ormai celebravano la festa nel noviziato. Se vuole parteciparvi, noi recitiamo il Magnificat secondo il desiderio che essa stessa aveva espresso ad una suora di uno dei nostri Carmeli. Io le riservo in questa novena una intenzione speciale. L'altra citazione invece è di Eti Illesum. È un'esperienza sempre più forte in me in questi ultimi tempi. Un barlume di eternità filtra sempre più nelle mie più piccole azioni e percezioni quotidiane. Io non sono sola nella mia stanchezza, malattia, tristezza o paura, ma sono insieme con milioni di persone di tanti secoli. Anche questo fa parte della vita che è, pur bella e ricca di significato, nella sua assurdità, se vi si fa posto per tutto e se la si sente come un'unità indivisibile. Così, in un modo o nell'altro, la vita diventa un insieme compiuto, ma si fa veramente assurda non appena se ne accetta o rifiuta una parte a piacere, proprio perché essa perde allora la sua globalità e diventa tutta quanta arbitraria dal suo diario. Il Dio delle piccole cose è in realtà il titolo di un romanzo dalla scrittrice indiana Arundhati Roy, dal 1997. È una storia, non so se l'avete letta, di una grande bellezza, ma anche piena di dolore e sofferenze. Il romanzo diventò un grande successo editrice e fu tradotto in diverse lingue. Ma non è questo Dio delle piccole cose, il Dio di Arundhati Roy, quello che ci ha convocato qui questa sera. Pur essendo di grande e tragica bellezza, non riesce ad attirare oggi almeno la nostra attenzione. Noi parleremo di un altro Dio, del nostro Dio, che è anche, e ce lo ha fatto vedere nel Vangelo, Dio delle piccole cose. Desiderosi di compiere, come l'uomo ricco del Vangelo, tante cose per raggiungere la perfezione, la vita eterna,
Abbiamo dimenticato quanto è necessario essere piccoli per condividere fino in fondo la vita di questo nostro grande Dio, vera e propria perfezione. Non c'è un'altra perfezione. Condividere la vita di questo nostro Dio, il Dio delle piccole cose, questo nostro grande Dio. Ma mi direte, ma padre, entra in contraddizione, grande Dio, Dio delle piccole cose, può chiarirsi? No, io non sono capace di chiarirmi e quindi mi rivolgo al mio padre, Giovanni della Croce, perché venga in mio aiuto. Anche è stato maestro di Teresa di Lisieux, come sapete bene. In una lettera, quasi nel 1591, cioè alla madre Anna di Gesù, quasi alla fine della sua vita, scrisse così: «Finché Dio non ci darà questo bene in cielo, prosegua ad esercitarsi nelle virtù della mortificazione e la pazienza, bramando di rendersi nel patire un po' somigliante al nostro gran Dio umiliato e crocefisso». Gran Dio umiliato e crocefisso, poiché questa vita, se non si impiega nell'imitare Lui, non vale niente. E forse così potrei finire, lasciarvi questi quattro testi, andare tutti a meditarli. Parlare di Dio delle piccole cose, quindi, è parlare del Dio del Vangelo, del Dio che si è fatto carne nella persona di Cristo Gesù e delle vie per vivere in comunione con Lui e compiere la Sua volontà. Quando Teresa, quasi vinta dalla malattia, lasci cadere la matita dopo aver scritto una volta in più la parola amore con la quale finisce tutti i tre manoscritti, il giorno 8 luglio del 1897, non sarà questo gesto una sconfitta, ma il segno del compimento della sua missione. Non c'è bisogno di scrivere più, la matita può cadere, perché il Vangelo è stato riscattato, è stato ancora donato alla Chiesa da Teresa di Lisieux. I tesori in esso nascosti sono stati ricordati una volta in più: il pubblicano, la peccatrice, il figlio prodigo e i lebbrosi esistono ancora, ci dice Teresa, esistono in noi, sono forse noi, e possono trovare la guarigione, la redenzione nella comunione con Gesù. La proposta teresiana, quindi riconosciuta dalla Chiesa 20 anni fa con la concessione del dottorato a Teresa di Lisieux, non è una semplice chiamata a una vita virtuosa attraverso il compimento di piccoli atti di carità. Attenzione, questo parlare di Teresa e parlare di piccolezza è pericoloso. È anzitutto dottrina salda che ci spinge a comprendere, esporre e vivere in modo nuovo la nostra fede cristiana. Nuovo perché è antico, perché proprio, continuiamo con i paradossi, ancorato al Vangelo che ha una sua età ma che è sempre nuovo. Questa giovane carmelitana, ci dirà Giovanni Paolo II nella Divini Amore Scienzia, la lettera apostolica nella quale viene dichiarata come dottore della Chiesa, questa giovane carmelitana infatti, senza una speciale preparazione teologica ma illuminata dalla luce del Vangelo, si sente istruita dal Maestro Divino che, come lei dice, è il dottore dei dottori, da cui attinge gli insegnamenti divini. Sente che in lei si sono compiute le parole della Scrittura: «Se qualcuno è piccolo, venga a me, la misericordia è concessa ai piccoli». E sa di essere stata istruita nella scienza dell'amore, nascosta ai sapienti e ai saggi, che il Divino Maestro si è degnato di rivelare a lei come ai piccoli. Cioè, quello di cui Teresa ci parla è un conoscere per esperienza. Lei, infatti, scrive, usa questa espressione diverse volte nei suoi scritti.
sentire o conoscere per esperienza. Sono situazioni in cui, possiamo dire, Gesù le ha fatto capire. Questa espressione sarebbe in lei diversa o contrapposta perfino al credere, e cioè non afferma in quei momenti quello che afferma perché sentito o ascoltato da altri, ma perché capito dallo stesso Gesù. In questo modo ci rivela la sua intima e profonda relazione con Dio, fonte di beni, slanci dell'intelligenza e del cuore, pensieri profondi, dice lei. Lei percorre quindi le vie della teologia mistica, di cui ci parla Giovanni della Croce ancora nel prologo del Cantico Spirituale, grazie alla quale si conosce per amore, nel quale le cose, le verità divine, non solo si conoscono, ma insieme si gustano. Santa Teresa di Lisieux è anche convinta che la saggezza ricevuta da Dio non sia un semplice profitto personale, ma che debba essere condivisa. Da quando mai, scriverà, quasi sgridando, il Signore non ha più il diritto di servirsi di una delle sue creature per dispensare alle anime che ama il cibo che è loro necessario. Perfino si è servito del faraone, quindi i secoli, dirà, sono successi dai secoli, ma da allora il suo comportamento non è cambiato. Sempre si è servito delle sue creature come di strumenti per compiere la sua opera nelle anime. Ci troviamo quindi di fronte a un'esperienza relazionale, un'esperienza di amore, donata per essere comunicata, il cui contenuto fondamentale ci espone chiaramente ancora nella Divini Amore e Scienza. Il fascino del Vangelo, ci dirà il Santo Papa Giovanni Paolo II, far conoscere ed amare la Chiesa come corpo mistico di Cristo, ha aiutato a guarire le anime dai rigori e delle paure della dottrina giansenista, ci ricordava Padre Letel anche quella dottrina agostiniana della doppia predestinazione. Al vertice, come sorgente e termine, l'amore misericordioso delle tre divine persone, alla base, dalla parte del soggetto, la esperienza di essere figli adottivi del Padre in Gesù. Tale è il senso più autentico della dottrina dell'infanzia spirituale. Questo è l'essenziale della dottrina qualificata 20 anni fa dalla Chiesa con la proclamazione del dottorato. Queste sono le note che dovrebbe assumere una teologia che voglia comunicare ed insegnare questa dottrina essenzialmente evangelica. Dio è il Padre della misericordia. La brillante esposizione di Padre Lukács mi risparmia dover insistere nella categoria dell'elezione. Il popolo di Israele era consapevole di essere stato eletto, anche Teresa sarà consapevole di essere stata eletta. E proprio in questa esperienza dell'elezione troviamo il fulcro del suo vissuto spirituale. Lei si sente, come il popolo, riscattata, eletta, liberata gratuitamente per il Dio che l'ha scelta. Sono parecchi i testi che potremmo citare, ad esempio lui ha parlato soprattutto del, e lo ha fatto benissimo, in un modo bellissimo, anche del testo col quale inizia Teresa il suo manoscritto A, cioè questo paragone che sembra così semplice ma invece nasconde, come lui ci ha fatto vedere, una teologia con delle fondamenta bibliche bellissimi, incredibili. È l'inizio del manoscritto A. Anche nel manoscritto A, nel foglio 47, evocherà i profeti, in particolare il profeta Ezechiele, che parla dell'elezione di Israele nel capitolo 16, versetti 8-13. È stato anche raccomandato come un testo da leggere, da non trascurare, da Padre Letel,
quello della sua conversione. Lo leggiamo brevemente, non tutto, ma la conclusione. In un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà, che mai mi mancò. Come i suoi apostoli potevo dirgli: Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla. Ancora più misericordioso verso di me di quanto lo fu verso i suoi discepoli, Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore di anime. Sentii un grande desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così vivamente. In una parola, sentii la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere, e da allora fu felice. Una propria e vera liberazione. Liberata perché? Liberata per servire, eletta per servire. Sentì il bisogno di dimenticarmi per far piacere agli altri. E questo è vissuto di Teresa in mezzo a una profonda, a un profondo senso di debolezza e direi perfino di peccato. Sembra che parlare di Teresa di Lisieux e parlare di peccato non si possa fare. Sono due cose assolutamente contrarie. Ma se uno si avvicina, ad esempio, così dire, agli studi di Konrad de Mester, così brillanti sul particolare, comprende di cosa si parla quando si parla di coscienza di peccato in Santa Teresa. Prima di tutto le sue crisi di scrupoli, che sono le cose meno importanti, motivate probabilmente dalla pressione di un modo di vivere la vita cristiana e di proporre un'immagine di Dio abbastanza lontana delle sue intuizioni. Dopo, l'esperienza comune a tanti santi, nella misura che approfondiscono nel mistero del Padre di misericordia, la sua coscienza di peccato, di incapacità di rispondere all'amore divino, cresce e provoca vera e propria angoscia. Come dice San Giovanni della Croce ancora nella notte oscura, prima di unire e trasformare in sé l'anima, il divino fuoco d'amore della contemplazione, la purifica da tutti gli accidenti a sé contrari, la fa uscire fuori dalle sue indegnità, la rende nera e oscura, talché ella sembra peggiore, più brutta e più abominevole di prima. E questa domanda, sempre ripetuta, ce l'ha ricordato anche Padre Lucas, è Dio contento di me? Nella vita di Santa Teresa di Gesù Bambino, dunque, è presente, come anche nella nostra, l'eterno dialogo tra la nostra finitezza, la finitezza umana, e la grandezza dell'assoluto. Lei mette in paragone i suoi desideri con la povertà dei suoi mezzi, ma non rimane paralizzata, assume la sua piccolezza, non la rifiuta, la presenta dinanzi il Dio di ogni santità, e in questo modo la propria povertà non diventa freno, ma proprio punto di partenza verso di Lui. E ancora, l'esperienza dei peccatori che hanno sentito la voce di Gesù e hanno dato retta alle sue parole: io non sono venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Teresa addirittura è consapevole anche della possibilità reale di essere diventata una peccatrice fino in fondo. Lo sa di essere una donna molto appassionata. In altre circostanze, con altra formazione, senza l'aiuto e l'educazione dei suoi, cosa sarebbe stata di lei? Lo riconosce esplicitamente il 7 giugno 1897. Piange vedendo una chioccia che protegge i suoi pulcini e dopo, parlando con sua sorella Agnese, dirà: se lei, madre Agnese, non mi avesse ben educata, avrebbe visto cose tristi. E ancora, con una natura come la mia, se fossi stata educata da genitori senza virtù, oppure se come Celina, sua sorella, fosse stata viziata da Luisa, una badante che aiutava nella casa, sarei diventata molto cattiva e forse mi sarei persa. Ma Gesù vegliava sulla sua piccola fidanzata. Egli ha voluto che tutto volgesse a suo bene, anche i suoi difetti, che repressi presto, le sono serviti per crescere
nella perfezione. C'è, lei non lo sa, un'idea che, della quale anche i padri parlano, molto curiosa, no? Perfino i peccati capitali rappresentano, possono diventare virtù, possiamo far diventare virtù queste tendenze che ha l'uomo, perché proprio sono i peccati capitali, sono deformazioni di cose buone che il Signore ha messo nel nostro cuore. Non dobbiamo né possiamo indebolire questi testi. Teresa conosce se stessa, conosce i suoi limiti, conosce i pericoli di cui è stata salvata dal Signore e conosce anche i piccoli limiti. Nessuna vita, dirà, nessuna vita umana è esenta da colpe. In una lettera che scrive al suo fratello missionario Adolfo Roland, una lettera tra l'altro bellissima, un bello discorso sulla misericordia. Ma Teresa ha scoperto che la giustizia di Dio, come è presentata nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, non è una vergine con gli occhi coperti e una bilancia nelle sue mani, ma estende il braccio verso gli sfortunati caduti a terra. La frase non è mia, è di E. Jacobs, citato per Juan Luis Ruiz de la Peña. La misericordia, ce l'aveva detto anche Giovanni Paolo II, in Dives in Misericordia, differisce dalla giustizia, però non contrasta con essa. L'Antico Testamento ce l'ha insegnato e Teresa l'ha scoperto. Teresa ha scoperto proprio di essere stata eletta. Questa grazia definitiva dell'elezione non è soltanto per lei, è diventata, lo sappiamo, definitiva in Cristo, nel quale siamo figli e per il quale siamo stati chiamati anche a incorporarci nella vita della Trinità, dirà osatamente, perfino nel cantico spirituale, Giovanni della Croce. Interessa questa esperienza spirituale ha anche delle conseguenze antropologiche, nel senso che la scoperta della misericordia divina, della misericordia definitiva di Dio manifestata in Cristo, le permette anche vivere un'esistenza riconciliata. Percepisce l'amore di Gesù per tutti gli uomini, manifestato nella sua incarnazione, nella sua kenosis, come amore per ciascuno di noi e quindi anche amore personale per lei, come ha notato diverse volte in diversi scritti il padre François-Marie Letel. E lui stesso cita il testo nel quale questa percezione si vede in un modo più chiaro in Teresa di Lisieux, che è proprio la poesia al Sacro Cuore di Gesù, che purtroppo il tempo non mi permette di leggervi, ma sarebbe anche un testo da riflettere, almeno oggi. Leggo solo una frase. Mi hai udita, amico, l'unico che amo, alto mistero, per rapirmi il cuore mio, fatto mortale tu versasti il sangue, e vivi per me, ancora sull'altare. Anche Teresa, come Papa Francesco, nella Misericordiae Vultus, nel numero 8, ci invita a porre Cristo Gesù nel centro della nostra vita spirituale, ascoltare il suo messaggio di misericordia, detto con parole e azioni, e comprendere che Gesù, infatti, non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Egli non ha affatto bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore, perché questo stesso Dio che dichiara di non aver affatto bisogno di dirci se ha fame, non ha esitato a mendicare un po' di acqua dalla Samaritana. Aveva sete. Ma dicendo dammi da bere, era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo invocava. Aveva sete d'amore. Invece trova, dirà, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito.
anche se, come è stato detto giustamente da padre Giovanni Elebua, Teresa di Lisieux non aveva una mente netta, marcatamente paolina, il lamento teresiano può essere capito anche come eco della dottrina dell'Apostolo. Se lui si lamenta dell'atteggiamento dei Galati per voler tornare alla carne, dimenticandosi di essere stati salvati per Cristo, lei, Teresa, si lamenterà perché Gesù continua a trovare indifferenti tra i discepoli del mondo, ma anche fra i suoi propri discepoli, che rifiutano il suo amore e pensano di poter salvarsi percorrendo la dura scala della perfezione. La realtà è che, essendo proprio dell'amore abbassarsi, come dice Teresa di Lisieux, non serve a niente salire nessuna scala, anzi, bisogna rimanere piccoli per poter essere elevati fino al cielo dalle braccia di Gesù. Non possiamo però pensare che l'anima possa rimanere tranquilla e serena dopo aver creduto ed sperimentato la misericordia di Dio fatta carne in Cristo. La persona diventa portavoce di questa misericordia. Come ha affermato padre Ciro Garzia, la proclamazione della misericordia di Dio va unita alla spiritualità del Samaritano, proposta dal Vaticano II. Il Papa Francesco, continua padre Ciro, parla di solito di questa spiritualità con un'espressione nuova e dinamica: la Chiesa in uscita. Tuttavia, portare a compimento questa missione samaritana non è facile. Per Teresa di Gesù bambino, sulla scia della tradizione carmelitana, l'unico cammino, frutto anche della sua esperienza personale, per servire questo nostro Dio, questo grande Dio, così grande di essere capace di diventare piccolo fino a poter essere incatenato da un capello, come dice alla sua sorella Celina, evocando il Cantico dei Cantici, ma anche San Giovanni della Croce, in una lettera anche bellissima, può farsi diventando lavoratori per amore. Fare dell'amore, usando anche delle parole di Giovanni della Croce, il nostro esercizio. Quello che chiede l'amore, dirà Teresa, è una cosa sola: amarti, Gesù. Non fare delle opere clamorose, per cui, essendo Dio l'unico santo, l'unico puro, non c'è niente che possa farci grati a Dio se non l'amore. Lui non ha nessun bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore, dirà ancora Teresa di Gesù. Lei ha imparato ad amare lasciandosi toccare dell'amore divino e ha capito che la sua vocazione è l'amore. Nella legge nuova, la legge del Vangelo, perfino una bambina può avere la pretesa di dissetare la sua sete di compiere tutte le vocazioni, ridando a Gesù amore per amore. E come manifesterà questo amore? Pranzini, il suo primo figlio, sarà lo strumento attraverso il quale Gesù comincerà a confermare una via possibile, una via percorribile a Teresa di Gesù, a Teresa di Gesù bambino. L'amore grande nelle piccole cose, che avrà occasione di esercitare abbondantemente nella sua comunità, complicata e molto povera a livello umano e spirituale. Suor San Raffaele del Cuore di Maria, la difficile portinaia alla quale nessuna monaca riusciva a capire e aiutare nel suo mestiere, ma alla quale, secondo la stessa Teresa, bisognava curare e attendere con particolare amabilità, poiché malata mentale. Suor Marta di Gesù, la sua compagna di noviziato, così difficile anche lei. Suor San Pietro, l'anziana piena di dolore, sempre lamentandosi delle sue infermiere, finché trova il sorriso di Teresa. Anime tutte, fra altre nella comunità di Teresa, mancanti di giudizio, di educazione, suscettibili, persone comunque che non rendono la vita molto piacevole, usando le espressioni teresiane, e quindi persone che cerchiamo di evitare facendo giustamente
da un punto di vista esclusivamente umane, ma persone però che così rimangono escluse e dunque persone nelle quali Gesù ci chiama perché compiamo in loro il mestiere del buon samaritano. Piccole cose, piccole gesti, il cui successo non è importante, il cui risultato, e sto citando quasi Teresa, non ci preoccupa, perché si fanno soltanto per rallegrare il cuore del nostro Dio, il cuore di Gesù. Anche se a volte Lui ci faccia provare una soddisfazione il cui origine non conosciamo neanche e non riusciamo a comprendere del tutto. Tuttavia questa soddisfazione sembra diventare un sì alla nostra vita da parte del Dio delle piccole cose. Una sera d'inverno stavo assolvendo, come al solito, il mio piccolo compito con Sor San Pietro. Faceva freddo, era buio. A un tratto intesi in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale e mi raffigurai un salone brillante di luci e di ori. Vidi delle fanciulle eleganti, le quali si trattavano graziosamente a vicenda con piglio di mondo. Poi lo sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una musica, udivo ogni tanto i suoi gemiti. Invece degli ori, vedevo i mattoni del nostro chiostro austero, rischiarato appena da una pallida luce. Non posso esprimere ciò che avvenne nell'anima mia. Il Signore la illuminò con i raggi della verità, i quali superarono talmente lo sfolgorio tenebroso delle feste della terra che non finivo di credere alla mia felicità. Ah, per goder 1000 anni di feste mondane non avrei dato i 10 minuti del mio umile ufficio di carità. Se già nella sofferenza, in mezzo alla lotta, si può vivere un attimo di felicità che supera tutte le gioie della terra, pensando che il buon Dio ci ha sottratti al mondo, che sarà nel cielo quando vedremo in letizia e riposo eterni la grazia incomparabile che il Signore ci ha fatta scegliendoci per abitare nella sua casa, vero vestibolo del cielo. Grazie.